in diretta il direttore di Libero, Vittorio Feltri. Eccoci qui. Siamo un crescendo rossiniano qui, un crescendo rossiniano. Buonasera. Meno che a Parenzo. Questo mi sembra evidente. Parenzo voleva che fosse, come dire, risolto un giallo, sì, un caso. Grande giallo. Come prima mai di, ieri? Allora, prima ieri, di, prima di me, parlare delle elezioni, c'è cioè un secondo giallo. Ieri il direttore, come al solito, è dato a casa alle 8, alle 7 e mezza. No, non è quello, non è quello. Come non è quello. No, il giallo del cesso. Il giallo del cesso. No, volevi... del titolo di Libero volevo sapere. No, ma lascia perdere. Ah, il giallo, sì. Il giallo del cesso. Volevi che fosse risolto questo giallo. Qual è il giallo del cesso? Ma perché si fregano i cessi pure a Libero? Perché si fregano? Perché si fregano pure i pezzi del cesso a Libero? Ma io non so a che cosa ti riferisci. No, si riferisce a una notizia che ci hai dato tu in diretta. Casino, vi parlate addosso un altro, io non capisco. No, scusami, Vittorio. David voleva fare chiarezza su un episodio che tu hai raccontato la settimana scorsa. Sì, quando hai detto che hai trovato, non so in quale contesto, in quale televisione, che hanno rubato dei pezzi di un cesso nella redazione di Libero. Sì, è successo, è accaduto un paio d'anni fa. Non si sa per quale, diciamo, strano e arcano motivo, a un certo punto dai nostri bagni sono mancati i sedili del water. Le tavolette. No, si chiamano sedili. Sedili, va bene. Io li chiamo sedili perché si chiamano sedili. Boh, no? Non so io come si chiamano esattamente. Perché non sa un cazzo, quindi non sa sai tutto dei cessi, vedo. Perché quando uno ti chiede su altre materie dici io non so niente. Tutto, quando uno ti chiede dettagli sui cessi dice no, io però so tutto. No, benissimo. No, io so tutto quello che non sai tu, perché tu sei un pirla. Parliamo di cessi, che è un tema interessante. Ma che è successo? Parliamo di cessi. Perché hai raccontato questo episodio, Vittorio? L'ho raccontato perché si stava parlando, diciamo, che... Di un fatto abbastanza, diciamo, molto, molto diffuso erroneamente, cioè che tutti i problemi di delinquenza, cattivo comportamento sia del sud. E io ho detto che anche qui succedono le cose strane, per esempio persino a Libero, che è un giornale dove non esistono problemi di alcun tipo, ma a un certo punto sono spariti i sedili del cesso. Ma non si è capito. Persino. Proprio a Libero. Non succede a Repubblica, dove? Al Corriere. Io, se rubano i sedili del cesso del mio inquilino, al piano superiore. Però chissà come mai li rubano a Libero. Chissà come mai a Libero rubano il cesso. Ma non avete scoperto chi è stato a rubare queste tavolette del cesso? No, non abbiamo scoperto. Però è successa un'altra cosa anche più comica. Cioè c'è stato qualcuno che rubava le merendine dai distributori automatici. No, ma come, ragazzi, è un ambiente, posso dire, è un ambiente incredibile quello. È un ambiente incredibile. Ma manchi solo tu per completare la squadra. Si fottono i pezzi del gesso, si fottono le merendine, ma è un ambiente incredibile, ma fammelo dire. L'ho denunciato io. Un ambiente incredibile. Però scusami, Vittorio. No, si fottono pure la carta igienica. Si fottono pure la carta igienica, secondo me. Ma è molto probabile che anche quello. E anche lo scopettino con cui si pulisce il bagno. Però, a quel coglione di Parenzo. A me vorrei ti fottono il cesso e il coglione su me. Io qua Libero ho un cesso tutto mio con la chiave perché nessuno mi ruba niente. Questo devo dire che è stupendo. Cioè, praticamente. Cioè lui non va mai al giornale, quelle poche ore che va c'ha pure il cesso con la chiave, perché altrimenti gli fregano qualunque cosa. Tu sei veramente una enorme è incredibile. Lui tutto il giorno sta lì, ma se alle 7 di sera vai a casa a mangiare, dai. Perché tu non mangi alla sera, mangi ma no, alle 7. Dimmi, Vittorio, dimmi. Ma io no, alle 7 di sera. Scusami, comunque, dai. Se questo stronzo continua a rompermi coglione, è inutile che mi. No, hai ragione. Per farmi dire delle cose. No, era curiosa. Permetterai, direttore, che è curioso che fottono tutto lì a Libero, le merendine, i pezzi del cesso, che è curioso, no? Comunque, per carità, andiamo avanti. No, l'ho denunciato io, l'ho detto io. Esatto.
No, tra l'altro la cosa straordinaria è questa, che tu te ne fotti perché hai un cesso tuo e certo non mangi le merendine, su questo non c'è dubbio. Senti, io però ti volevo fare una domanda per prendere un po' la larga questa questione delle elezioni, ormai hanno parlato tutti delle elezioni, eccetera. Però, allora, tu preferiresti, cioè, uscire con una bella figa oppure vincere le elezioni, vincere in Emilia Romagna? No, perché io sono convinto che... A te non te ne frega un cazzo. Non me ne frega un cosa che interessa di niente. Dunque, meglio uscire con una bella figa che, il che la vittoria del centrodestra in Emilia Romagna, diciamo la verità. Uscire e anche entrare. Uscire e anche entrare dentro una bella figa, su questo di entrare non c'è dubbio. Però stessa domanda e immagino stessa risposta. L'Atalanta, no, questo è un po' diverso. Atalanta che vince 7-0 a Torino oppure un orgasmo? Beh, lì è difficile la storia, Lì la scelta non è facile. Ma siete fissati? Guarda, adesso sull'orgasmo devo fare una piccola chiosa. Sì. In sostanza, cosa succede? Che la fatica è tanta, il piacere dura poco e la posizione è ridicola. Mentre la partita dura 90 minuti e se fai 7 gol al Torino hai 7 orgasmi. Beh sì, questo è vero, devo dire. Non c'è paragone, dici, l'orgasmo è faticoso, è la posizione scomodissima, eccetera, eccetera. Il piacere dura poco. 7-0 sono 7 orgasmi contro il Torino, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Senti, i cinesi, una cosa che mi ha incuriosito, cioè oggi ho pensato, in questi giorni ho pensato, il direttore Feltri avrà mai mangiato cinese, dunque si sarà mai intimorito di questo virus cinese che, stato a mangiare cinese che potrebbe arrivare nessuno, qui? Nessuno. No, io non amo il cibo cinese, quindi non frequento i ristoranti cinesi, però ho molta simpatia per i cinesi, anzi segnalo che non c'è mai nessun episodio di razzismo nei loro confronti perché lavorano più di noi, quindi questo significa che l'Italia proprio non è un paese razzista come i comunistelli, come Parenzo sostengono, quindi io non... Però anche questa influenza, questo virus, a me non spaventa. Ma certo, tanto. No, anch'io io l'altro giorno sono andato a mangiare la verità, un po' di cinesi se muoiono, noi che qui dal nord, non ce ne fotte niente. Non ce ne fotte. A me sinceramente che muoiono una decina a frotte dei cinesi, pazienza. Ma come fate a dire una stupidaggine? Ma cosa dite? Ma siete dei pazzi scatenati. Ma che muoiono delle persone, che in Cina muoiono la gente, è normale che muoiano. Ma è una tragedia in mano. Ma sì, ma succedono sempre tante cose in Cina, cioè non è che importa. Che vuol dire tante cose? È una cosa pazzesca. Vabbè, ma ci vuole costringere a essere tristi per la morte dei cinesi, Vittorio. Cioè no, che... Io guarda, ti dico la verità: anche se moriste Parenzo, a me tutto sommato non me ne fotterebbe niente. No, adesso questo io faccio, diciamo, amabilmente. Cioè, diciamo, uno si addolora solo per la morte, Dopodiché, delle persone più grosse. Se ci fosse una cosa di cui si questo lo posso capire. Se ci fosse l'uniche cose, gli unici interessi del nostro direttore sono avere una chiave per chiudere il suo bagno perché nel resto di Libero si fottono tutto e il suo gatto e arrivare a casa la sera alle 7:30 quando il giornale è ancora aperto e cenare. Ma chiamalo questo scemo. È il direttore di Libero. Ma chiamalo scemo. Però il coglione Parenzo che avanti. Mi sta parlando al telefono, ha neanche la capacità di compulsare l'orologio e non sa scoprire che essendo praticamente siamo vicinissimi alle ore 20 e io sono ancora qui al giornale. Esatto. Una cosa tra pazzesca. I giornali chiudono alle 11 in genere, lui va via alle 9. Incredibile. Lui è veramente bravo. Lui inventa delle cazzate. E qual è il grande titolo di domani? Qual è la grande apertura di domani? Questo non te lo dico perché devi spendere un euro e mezzo per comprarlo, coglione. Però scusami Vittorio, c'è un'altra cosa fondamentale. Adesso un po' di godimento, va bene che non ce ne frega un cazzo di niente, e ci sono altre cose fondamentali tra cui la figa, diciamo, in primis. Aspetta un attimo, mi arriva una notizia da un insider di Libero. Dicono che Feltri non usa mai il suo bagno ma sempre gli altri e lo lascia sporco. Questo no, mi segnalano. Questa è una meschineria che sono potresti dire, perché no, io mi è arrivato il mio bagno. Cioè, una fonte me ne frega se è arrivato
tu devi verificare le notizie, testa di cazzo. Disse il direttore di Libero. Tu le devi verificare, disse il direttore di Libero. Disse il direttore di Libero. Tu le devi verificare le notizie. Disse il direttore di Libero. Disse il direttore di Libero. Noto verificatore di notizie. Zitto un attimo. Non ho fatto altro nella vita. Un godimento nella vita. Che io sono diventato ricco. Tu sei uno straccione. Ma che ne sai tu? Scusa. Ritto scrivendo patata bollente, gli immigrati portano le malattie, così perché sei diventato ricco. Le patate non sono bollenti. Incredibile. Quando l'ha scritto a Italia Oggi che Fioravanti è una patata bollente, questo non ti ha scandalizzato. Scusami. Siccome io abbiamo fatto il titolo sulla Raggi, e siccome tu sei un sessista di merda, sei rimasto colpito. Certo. Sei stupido. Scusami, direttore, però un piccolo godimento quasi, non dico di orgasmo, per questa autodistruzione dei 5 Stelle, ce l'hai o non ce l'hai? Un po'. Ma quello mi ha veramente allietato la giornata, ma devo dire che purtroppo me l'aspettavo già, quindi la sorpresa non è stata così forte come io avrei gradito. Però la cosa che mi diverte di più è che noi avremo da domani un governo sostenuto da un partito morto. Sì, questo è pazzesco. È bellissimo, no? È stupendo, stupendo. Solo qui può succedere che c'è un partito morto, inesistente, dissolto, che tiene in piedi il governo. Dei morti che camminano in Parlamento. Ma morti per le elezioni dell'Emilia Romagna, fatemi capire. In generale. Ah, quindi avevano una valenza nazionale queste elezioni. Ma no, ma lascia perdere adesso queste analisi. Ma siete un po' in contraddizione. Adesso ce lo deve dire. No, ma siete in contraddizione, perché da una parte dite che sono soltanto elezioni in Emilia Romagna. Ma chi l'ha detto? Dall'altra dite che hanno una valenza nazionale. Ma chi? E allora perché è un partito morto? Che un partito morto che non riesce a beccare più un voto da qualsiasi parte si voti, esatto, continui a sostenere il governo, è abbastanza comico. In Parlamento sono la seconda forza politica. Secondo me te lo dimentichi. Sono la prima forza politica in Parlamento. Ma questo lo abbiamo capito che sei un filo inutile. La prima forza in Parlamento ancora sono la prima forza. Ma grazie al cazzo. Non c'è dubbio. E allora invece sì, il test dell'Emilia Romagna dice che sono un partito finito? E c'è tutto, non solo quello, dappertutto. Dappertutto, no, non beccano più un voto, ma neanche se si vota un condominio. Questo ti fa godere come un pazzo. Mi fa godere che questi qui siano finiti, come riderò quando finiranno le sardine in padella, ma che cacchio me ne foto. Ma le sardine? Ma niente. Ciao, non ti frega di niente. Ciao. Una cosa che ti interessa, una sola, una. Ancora. Quella di darti della testa di cazzo. L'unica cosa ciao, che ti Vittorio. Interessa. Ciao, è vero.